Buongiorno a tutti e benvenuti al TG Sport di Adrugino d'Este, R1 e Stab Radio. Ho voluto riprendere oggi perché per vari motivi personali, fisici, cioè raffreddore normale, ma torniamo subito al TG Sport con notizie regionali, nazionali e internazionali. Vi lascio subito le notizie di sport regionale. L'Udinese fu Oddo furioso dopo il pari dell'Udinese con la Spal. Quanta elettricità! Così vado in bestia. Basket Serie A2, CSA grinta e cuore. Mantova deve arrendersi. Terza sconfitta anche per l'Alma Trieste. Contro, adesso mi ricordo bene, un'altra squadra, però sempre della Serie A2. Andiamo a vedere le notizie di sport nazionale e internazionale. Subito al tennis dell'Austria Open, Kung che spegne partita contro Djokovic. Infatti, Djokovic lotta contro la sua coppia e i guai fisici. Sbattere sul muro, Kungs. Notizie invece sempre ancora di tennis. Federer va spedito. Puschi si arrende al terzo set. Lo svizzero vola ai quarti con Berdych. Notizie dallo sci alpino. Svindal a Chris Powell. Si è servita una grande preparazione mentale per tornare qui. Notizie dal calciomercato, Roma, Dzeko al Chelsea, sempre in realtà, discrezioni di Balotelli, Juventus. Tenny, Fognini sbatte contro Brekli a Bern, Lebron, a Melbourne, scusate. Altre notizie della 6 nazioni di rugby, Discovery sempre più rugby, 6 nazioni maschile su di canali di cui anche canali anche in chiaro. Il segnale del Napoli a Bergamo come aver vinto un confronto diretto. Altre notizie in particolare andiamo a vedere sul Gattuso, Serie A. Gattuso ha chiesto alla società di non fare nulla sul mercato. Notizie della NBA: Kobe Bryant, 12 anni fa, i suoi storici 81 punti rivisti in poco tempo. Ciclismo: Nibali, sarò al tour per puntare alla maglia gialla e voglio vincere pure la Liegi-Bastogne. Liegi. Notizie anche dalla notte dell'NBA. Spiker Dinwiddie regala ai Nets una vittoria alla Minutes. Orlando sorprende Boston perfino. Perdono anche San Antonio e Spurs. Andiamo a vedere anche le altre notizie di soprattutto dei risultati delle partite di calcio, ma non solo, anche delle altre partite di pallavolo o basket, di americano, eccetera. Andiamo subito a vedere quali sono state. Andiamo a vedere subito direttamente nei risultati di sabato pomeriggio, dove ha giocato anche la Serie B di calcio italiano. Andiamo a vedere quello che è successo venerdì. Ecco, la Bundesliga, l'Hertha Berlin ha pareggiato 1-1 contro Borussia Dortmund e invece il 2-2 tra Getafe e Alter Bilbao nella Liga Spagnola. Invece nel pomeriggio di sabato c'è stata la Premier League, dove
La Brighton Albion ha perso contro Chelsea 4-0, l'Arsenal ha vinto 4-1 contro Crystal Palace, Burnley ha perso 1-0 contro Manchester United, 1-1 tra Everton e West Brom. Poi Leicester City ha vinto 2-0 contro Watford, Stoke City ha vinto 2-0 contro Oneself, West Ham invece ha pareggiato contro Bournemouth e il 3-1 del Manchester City contro il Newcastle. Leggevamo prima la Serie B, i risultati della Serie B sono Ascoli Cittadella 1-2, Cremonese Parma 1-0, Empoli Ternana 2-1, Foggia Pescara 0-1, Frosinone Provercelli 4-0, Novara Carpi 1-0, Perugia Entella 2-0, Salernitana Venezia 3-2, 0-0 tra La Spezia e Palermo e 1-1 tra Cesena Bari. Leggo anche il risultato della squadra regionale nostra, Pordenone 0-0 contro Fano. Risultati della Bundesliga, cioè campionato tedesco, e sarebbero, eccole qui, Borussia Mönchengladbach ha vinto 2-0 contro Wolfsburg, Friburgo vince contro Lipsia per 2-1, l'Hoffenheim vince, anzi scusate, perde contro Bayer Leverkusen per 1-4, Mainz vince 3-2 contro Stoccarda, Wolfsburg ha perso contro Francoforte per 1-3 e Hamburgo perde contro Colonia 0-2. Nella Liga Spagnola, l'Espagnol perde 3-0 contro Siviglia di Montella, 1-1 invece tra Atletico Madrid e Girona, 2-1 invece tra Villarreal e Levante, e lo stesso risultato che 2-1 tra Las Palmas e Valencia. Andiamo invece a vedere le altre partite di Serie A che torna dopo 15 giornate, 15 giorni. Andiamo a vedere partita delle 12:30 giocata tra Atalanta e Napoli. Vince il Napoli per 1-0 contro Atalanta Bergamo. Il Bologna vince contro Benevento 3-0. La Sverona perde contro Crotone 0-3. La Lazio vince 5-1 contro Chievo Verona. La Sampdoria vince 3-1 contro Fiorentina. Sassuolo Torino 1-1. Udinese La Spal 1-1, dove dopo ci sarà anche la puntata speciale di minuto post partite tra Udinese e La Spal. Dopo questo TG Sport. Cagliari Milan 1-2, pareggio del mini-match tra Inter Roma 1-1. Nella Premier League, campionato inglese, il Southampton pareggia 1-1 contro il Tottenham. La Serie B posticipo, visto che ha visto il Brescia perdere in casa contro l'Avellino per 3-2-3. Andiamo a vedere la Bundesliga, campionato tedesco. Bayern Monaco vince contro Werder Bremen per 4-2, 1-1 tra Schalke 04 e Hannover 1-1. Nella Liga Spagnola si è visto una giornata molto interessante di gol, cioè l'Avales pareggia 2-2 contro le Gans, 7-1 del Real Madrid contro Deportivo La Coruña. Real Sociedad perde 2-1 contro Celta Vigo e il Barcellona vince in trasferta contro il Betis per 5-0. Stasera andiamo a vedere partita del Monday Night italiano, Juventus-Genoa alle 20:45. La Premier League sarà anche questa il Monday Night. Wolves City contro Liverpool alle ore 21. E si vedrà anche la Liga Spagnola col Monday Night, cioè Eibar contro Malaga alle ore 21. Domani invece ci sarà la Coppa del Re, quarti di finale, dove c'era la Siviglia che è in vantaggio per 2-1 nell'andata contro la Madrid alle 21:30. Il ritorno domani sera. Poi andiamo a vedere i risultati di
basket americano, cioè NBA, si è vista le San Antonio Spurs perdere contro Indiana Pacers per 86-94. Andiamo a vedere invece, come dicevo, domani c'è il ritorno della Coppa del Re. Invece partite a luna di notte, sarà l'NBA che giocherà a luna di notte, alle 1.30, alle 2, tante partite, anche alle 2.30, alle 3 e alle 4.30 di notte. Chi non ha sonno vedrà l'NBA. Bene, da A2 Giro Est e Radio 1 Stav Radio, mi pare di non aver dimenticato niente. Chi vuole sentire la puntata minuto 91 post partita di Udinese La Spal può sentire fra pochissimo. Ciao a tutti, da Marco è tutto, a domani per il TG Sport.